Buongiorno Ro, facciamo il punto. Oggi tre temi: le iniziative del weekend, l'aggiornamento caso Covid e Babbo Natale in comune. Iniziative del weekend: partiamo venerdì sera in chiesa San Vittore con il tradizionale concerto dell'Istituto Rusconi insieme a Queri Cantores. Proseguiamo poi sabato sera nel nostro auditorium con l'ennesimo spettacolo della nostra rassegna teatrale e infine domenica sera concludiamo il weekend in chiesa San Vittore sempre con la banda di Ro che farà un'iniziativa insieme ai ragazzi della scuola San Carlo. Queste però sono solo tre cose, in realtà il programma è molto più ricco, i nostri negozi rimangono aperti tutto il weekend, incontrarsi e ritrovarsi nel nostro centro città e in tutta la città è una cosa che fa bene a tutti, alla comunità e a noi stessi. Aggiornamento casi Covid. I casi Covid sono in continuo aumento, siamo a quota 235 positivi nella nostra città. Questo vuol dire che nel fare tutte le cose, pranzi, cene, incontri con amici, eccetera, eccetera, dobbiamo stare molto, molto attenti. Manteniamo alta l'attenzione e soprattutto facciamo la terza dose. Le iscrizioni sono aperte, potete prenotarvi, ci sono tantissime possibilità anche nei luoghi dove si può andare. Mi raccomando, fate la terza dose. A Ro ormai sono 10.000 le persone che hanno già fatto la terza dose, un buon numero, ma non è assolutamente sufficiente. E un invito anche a chi non ha fatto la prima dose, mi raccomando, è un'opportunità che ci viene data. I dati del nostro territorio, di coloro che sono in ospedale, dicono che anche nel nostro territorio coloro che finiscono in ospedale per il Covid sono coloro non vaccinati. Questa è la realtà. Terza e ultima cosa, invece, Babbo Natale in comune. Sarà una cosa particolare, sarà una cosa mai vista. Daremo le chiavi del palazzo comunale a Babbo Natale per sabato, che sarà lui il padrone di questa casa, e Babbo Natale incontrerà tutti voi piccini, anche più grandi, ma soprattutto i piccini, farà una foto insieme con voi, consegnerete la vostra letterina a Babbo Natale e ci sarà una sorpresa. Ecco, credo che sia davvero il miglior modo per avvicinarci e entrare nell'ultima settimana che ci porta al Natale. Continuate a seguirci sui nostri social, sul nostro sito internet per scoprire le tante iniziative messe in campo per il programma natalizio. A presto, buongiorno Ro.